bentornato con il nostro consueto appuntamento dei video del paranormale della settimana. I video di oggi sono davvero spaventosi, quindi se hai il coraggio, ti consiglio di mettere le cuffie e rinchiuderti in una camera al buio. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e di mettermi un bel pollice in su. Ma ora non perdiamo altro tempo. Cominciamo. Questa telecamera di sicurezza riprende questa donna mentre passeggia per la casa in salotto a piedi nudi con una veste bianca. A prima vista sembra che non ci sia nulla di strano. Molti di voi penseranno che sia la padrona di casa, che si è alzata magari perché aveva sete. Fin qua tutto normale, ma ad un certo punto la donna si gira e va verso la telecamera. E la telecamera riprende qualcosa di strano. La donna che viene filmata sembra non rendersi conto di dove si trovi. Per qualche minuto rimane lì in piedi, impalata, ad osservare l'altro ingresso, finché non si accorge della telecamera. A quel punto va verso la telecamera e allunga la sua mano per prenderla. Se notate bene, quando si avvicina, si può notare che non ha i capelli. Il suo viso è molto pallido e sembra che sul suo collo ci sia una macchia di sangue. Non si sa molto di questo filmato, ma se quella non era la padrona di casa, probabilmente potrebbe essere lo spirito inquieto della vecchia proprietaria, morta, magari uccisa, proprio in quella casa. Voi chi pensate che sia questa donna? Come al solito, l'ultima parola la lascio a voi. Nel prossimo filmato, il cacciatore di fantasmi del canale YouTube Paranormal Point si è recato in un'abitazione abbandonata ormai da anni. Appena entrato, l'indagatore chiede allo spirito di manifestarsi. Ciò che viene ripreso è spaventoso, ma allo stesso tempo è incredibile. Было сейчас пару стуков. L'indagatore non finisce nemmeno di parlare. Tra i tanti rumori, porte che si aprono e si chiudono. Cosa ancora più spaventosa. Un piccolo pianoforte incomincia a essere suonato da qualcosa di invisibile. Più passa il tempo e più le cose peggiorano. Ma ciò che mi ha stupito di più di questa indagine è stata la conversazione tra l'indagatore e lo spirito di quella casa. Giudicate voi stessi. Chi sei?
зачем ты здесь? Узнать, что здесь происходит. Это опасно. Что именно опасно? Тебе быть здесь. Почему мне опасно быть здесь? Где это запрет для живых? Где вы сейчас находитесь? Я еще здесь. Зачем ты общаешься с мертвыми? Хочу узнать больше о загробном мире. Ты главное не бойся их. Кого их? Этот дом портал для мертвых душ. Что они здесь делают? Они услышали тебя. Теперь их много. Долго здесь не будь. Почему? Не все доброе. Это они тебя пугают. Questa conversazione è davvero incredibile e spaventosa allo stesso tempo. Lo spirito, rivolgendosi al cacciatore di fantasmi, gli dice che quella casa è un portale che fa da tramite tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Ciò spiegherebbe perché tanti posti sono infestati da spiriti. Probabilmente non tutti gli spiriti attraversano la luce, ma molti restano bloccati qui, legati a qualcosa che ormai non gli appartiene più. Uno youtuber di nome Oliver Fear entra in una scuola abbandonata. Ad un certo punto inquadra con la sua telecamera degli scaffali pieni di libri. Sotto gli scaffali ci sono degli armadietti aperti. Dentro uno di questi riprende quella che sembra essere una bambola. In un primo momento lo youtuber non si accorge di quella strana bambola. Dopo aver fatto altre riprese, ritorna di nuovo a riprendere gli stessi armadietti. Ma come si può notare dalle immagini, la bambola sembra essere scomparsa. Cosa molto strana, visto che lo youtuber era l'unico a essere in quella scuola. Secondo voi potrebbe essere un fenomeno paranormale o solo uno scherzo, fatto appositamente proprio per lui? L'ultimo filmato mostra un incidente d'auto. Alcuni soccorritori tentano di salvare la vita a un uomo. Purtroppo l'uomo spira dopo qualche minuto. Nello stesso istante che l'uomo muore, la telecamera che riprende l'incidente cattura questa strana ombra nera che sembra fuoriuscire fuori dal corpo dell'uomo, dirigendosi verso l'alto. 545 live down here on Route 30, just short of the highway overpass at the scene of a two-car head-on collision. No information as to the extent of injuries or details further. Filmato abbastanza inquietante e spaventoso, non solo per l'incidente, ma soprattutto per quello che è stato catturato con la telecamera. Che cosa poteva essere quell'ombra nera? Uno spirito di passaggio? Oppure era realmente l'anima di quella persona che si era staccato dal corpo, andando chissà dove? Come sempre, l'ultima parola la lascio a voi. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.